bastava un'inutile carezza a capovolgere il mondo. Graffe, quadre, tonde, stupide parentesi utili a cosa? A dar senso ai giorni, movimentando il niente e poi coprire il nulla con occhi chiusi come gattini ciechi. Graffe, quadre, tonde, stupide parentesi vissute così per alcuni avanzi, lenti, secondi sul fiume che scorre in un letto non suo. E bastava un'inutile carezza a capovolgere il mondo. Non voglio dimenticarti ora, non potrei, non vorrei. E poi perché? Come inutili lavagne che non permettono errori, cuori scarabocchiati passeggiano alteri, ma non fieri. Vanno, vanno. Mi chiamo Leonora Guerrini, scrivo racconti per bambini, abito ad Argenta, ormai da molti anni, anche se ho genitori toscani. La passione per scrivere libri è nata moltissimi anni fa, direi soprattutto la passione di scrivere. Ho scritto per molti anni poesie e racconti, lasciandoli sempre all'interno di un cassetto, fino a quando mi sono decisa a pubblicarne qualcuno, a partecipare a qualche concorso letterario e, strano a dirsi, ne ho vinti alcuni. Questa è stata un unire la pratica a quello che era la mia passione primaria, quello di scrivere racconti per bambini, anche perché avendo due figli ho sempre cercato di far comprendere, di far comprendere a loro quello che non riuscivo a dire comunemente in parole normali. Ci arrivavo attraverso una metafora oppure ci arrivavo attraverso un percorso magico che era il racconto. Ecco che così è nato il primo libro, I tesori di Nonno Bebo, che è un libro che ho dedicato a mio padre e sono 8 racconti e mi hanno dato davvero tanta soddisfazione e con questi sono partita a presentarli nelle scuole e in biblioteca. Dopo I tesori di Nonno Bebo c'è stata la pubblicazione La Befana e il Principe dei Minatori, che questo è invece un racconto unico dedicato alle persone che nessuno vede e alle persone che vedono con gli occhi chiusi. Ma adesso a maggio è in uscita una mia siloge di poesie a cura di Est Edition. Gli illustratori sono determinanti, anche perché devono trasmettere il messaggio al pari della parola scritta, anzi direi che per i bambini l'incontro avviene più diretto con l'illustratore, con le illustrazioni. I bambini mi fanno sempre molte domande, si stupiscono del fatto che io sia viva, perché ancora in loro c'è il concetto dello scrittore deceduto, dello scrittore che fu. Invece poi pian piano riescono a liberarsi e il problema mio è sempre quello allontanarmi da loro, perché le idee che saltano fuori attraverso le loro domande sono davvero spettacolari. Quando sentiva arrivare la tristezza e la solitudine, Befana usciva di casa e silenziosamente si avvicinava ai piccoli borghi. Poi, appoggiando la fronte ai vetri appannati, ascoltava lo scorrere di gioie e segreti delle famiglie. Le conosceva una ad una nell'arco di 1000 miglia. Invece, mai nessuno si voltava al suo passaggio, né sembrava accorgersi della sua presenza. Mai qualcuno che la salutasse o le sorridesse. Thank you.
gruppo storico La Compagnia della Fenice è stato fondato da me e da altri amici nel 2005. Il gruppo storico si occupa di rievocazioni del periodo 1480-1530, tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento. In particolare il nostro gruppo si occupa di una compagnia mercenaria imperiale al soldo di Massimiliano I d'Asburgo e del suo nipote Carlo V, in tutte quelle che sono state le guerre d'Italia. Guerre d'Italia che hanno sconvolto il nostro territorio, soprattutto della zona anche di Argenta, Ravenna, Ferrara, tra il 1480 appunto e il 1530. La compagnia, oltre allo studio della scherma del periodo, ripropone la compagnia in tutti i suoi aspetti, quindi in campo storico, con tende, accampamenti vivibili e con battaglie, partecipiamo a battaglie, eventi in tutta Italia e anche in Europa. Qui abbiamo vari pezzi di armatura, di pezzi di mobilio, pezzi in peltro, libri che cercano di riprodurre comunque i pezzi dell'epoca. Sono tutte riproduzioni ovviamente, non originali. Noi cerchiamo comunque di cercare le cose più consone al nostro periodo storico. Molti dei pezzi sono anche da noi prodotti, tipo i vestiti, i tavoli, le panche, le armature fortunatamente ancora non ci riusciamo, le armi eccetera, sono tutte comunque riferite al nostro periodo storico. Molto aiuto ci arriva dai testi, che comunque sono, diciamo, la nostra Bibbia per cercare di capire cosa c'era e cosa non c'era nel periodo e cosa si può o non si può utilizzare. Allora, qui abbiamo una riproduzione di armatura gotica tedesca, una riproduzione di un originale del 1495 circa, di cui sono conservati vari originali in molti musei d'Europa. Particolarmente questa tipologia veniva prodotta nelle officine di Innsbruck o di Augusta o anche di Landshut in Germania e Austria, ed erano le più evolute d'Europa per il periodo. Particolare dello stile gotico, questa lavorazione molto con ribordature e molto slanciata, che la rendeva molto elegante e secondo il mio modesto parere è la più bella armatura esistente come tipologia. Particolare di questa sono le grosse gomitiere, agganciate in modo da avere il massimo dell'articolazione, la celata, che appunto si portava in testa e permetteva di essere protetti il più possibile, deve essere aperta o chiusa. In questo caso è stata dipinta con i colori imperiali e con il motto della compagnia. Come questo l'abbiamo visto in molti originali in Germania, che venivano comunque dipinte per proteggerle dalla ruggine e comunque per portare i propri colori. L'armatura normalmente è di un cavaliere, quindi veniva utilizzata con la spada. In questo caso è una spada mano e mezza alla tedesca di inizio 500. Queste spade noi le utilizziamo anche normalmente per allenarci, per studiare le tecniche schermistiche del periodo tramite i trattati che ci sono arrivati a noi, che sono comunque fonte di studio e anche di grande divertimento. Ho iniziato a produrre lavori nel 2001. Il primo premio l'ho preso nel 2003 al Premio Internazionale di Fotografia Riccardo Pezza di Milano, paradossalmente per un video dai contenuti fotografici. Nel 2004 vinco il premio speciale Granarolo al Premio DAMS di Bologna a cura di Renato Barilli,
sempre per un video dai contenuti fotografici, con una parte però importante di installazione. Nel 2006 la prima personale al Museo Laboratorio d'Arte Contemporanea di Roma. Nel 2006 una collettiva importante al Padiglione d'Arte Contemporanea di Ferrara. Nel 2008 la partecipazione al Festival Internazionale di Videoarte di Ferrara, The Scientist 2008. Sempre nel 2008, punto 15, a cura di Valerio De O, a Palazzo Pigorini a Parma. I primi lavori che ho prodotto erano essenzialmente reportage fotografici o still life. Passo poi a produrre delle sintesi tra performance, web e attualità, in un qualche modo. Questi video che sono Solaris, Stalker, Holiday Souvenir, sono dedicate al tema della guerra. L'ultima serie di lavori che sto ancora realizzando l'ho ribattezzata Star Wars, che è l'ultima fase di questa trilogia ed è più legata all'attualità in senso globale, quindi all'ambiente, ai media, alla natura, all'uomo. Ho iniziato con la fotografia, sono passato per il video, sono rimasto al video ma in un modo diverso adesso. L'interazione, la relazione legate al VJing sono gli aspetti più interessanti e importanti della mia ricerca attuale.